Rompo un po' il ghiaccio io, visto che mi arrogo il diritto. Allora, per quei pazienti in cui è già previsto un determinato fattore di rischio, è programmato già da parte vostra che quel paziente debba essere seguito in una semi-intensiva o intensiva per un certo periodo di tempo? Fortunatamente noi avendo la possibilità, tutti i pazienti sottoposti a resezione epatica, anche minore, vanno in semi-intensiva, perlomeno. Ovviamente i pazienti che vengono sottoposti a trapianto di fegato e qualora compaiano poi, cioè qualora sia necessario trasfondere un'unità di sangue, agire in maniera importante sugli squilibri idroelettrolitici, a quel punto si decide o di usare amine, per esempio. Generalmente si decide di mandarli in rianimazione, in terapia intensiva. Sì. Premettendo che da noi la semi-intensiva è gestita dai chirurghi, come giustamente dice il dottor Beh, dei Pisani. chirurghi semplicemente, cioè chirurghi o in Questo cooperazione? comporta che Cioè. spesso ovviamente le vedute, spesso i linguaggi parlati sono differenti, Certo. per cui capite la difficoltà da parte nostra di posizionare un catetere peridurale e di poi spiegare loro quali sono le problematiche a cui potremmo andare incontro. Cioè, lì Ecco. si tratta se sempre chiaramente di raggiungere un'integrazione fra quella che è Assolutamente, l'attività chirurgica e assolutamente. quella che sta diciamo, all'intelligenza da parte di tutti e Sì, è la due, pazienza di entrambi, trovare le sinergie assolutamente. giuste in favore di quello che è il bene del Certo, paziente. assolutamente. Volevo chiedere se esistevano degli studi sulla peridurale e nei pazienti epatopatici da sottoporre in genere. È l'entità delle complicazioni. Allora, gli studi che ho visualizzato io, ci sono proprio degli studi specifici sul fatto che la peridurale è meglio, da un punto di vista di controllo del dolore sia proprio quello da scegliere sempre. Però bisogna sempre tenere presente che il paziente patopatico è un paziente che spesso arriva con 30.000 piastrine, stiamo parlando di MELD superiore ai 15, quindi MELD anche di 30-35, che sono spesso pazienti con un INR di 3-4. Che sì, puoi correggere, puoi avere particolare attenzione, però insomma già si rientra spesso nelle controindicazioni. Comunque, gli studi per riguardo alle complicanze parlano soprattutto di complicanze legate allo sposizionamento accidentale e al fatto che spesso il catetere viene rimosso troppo precocemente. Sempre di più operiamo pazienti con patologie epatiche, ne vediamo. Noi in Sardegna abbiamo un grave problema con l'alcolismo, per cui tanti pazienti arrivano in una situazione di cirrosi. Che cosa, oltre gli esami normali, dobbiamo indagare in questi? Hai fatto vedere, per esempio, la cardiomiopatia. Nei pazienti cirrotici dobbiamo vedere nel preoperatorio un ecocardiogramma e quindi la sua funzione cardiaca? Potrebbe, voglio dire, essere estesa anche per altre patologie, per altre chirurgie. Sì, io non so se si è visto, c'era una slide che fa vedere proprio insomma, delle linee guida decisionali, per cui a paziente, passatemi il termine, sano, senza comorbidità e senza cirrosi, ci comportiamo normalmente. Paziente cirrotico, invece, allora lì attenti, perché comunque le comorbidità sono legate al sistema cardiovascolare, renale, polmonare, per cui lì noi spesso ci sentiamo autorizzati a chiedere qualunque cosa, compresa una spirometria, qualora lo riteniamo necessario, perché riteniamo che il paziente possa avere un deficit restrittivo. Quindi lì sono pazienti ad alto rischio, quindi noi lì siamo autorizzati, lo dicono le linee guida. Sì, anche per interventi che non riguardano la chirurgia epatica. Sì, assolutamente.